Buonasera. Buonasera. Ci scusiamo per il contrattempo. We have apologies, we have a setback. Sappiamo che siete qui per il mezzo seminario sul pane. We know that you're here for the half online course. Anche noi siamo qui per questo. We are here for solo che attualmente stiamo seguendo altri sette corsi online. Nidra yoga, recitazione, fonetica, allevamento della capra camosciata e i fermentati nella cucina giapponese. E poi la coltivazione dell'avocado in vaso, l'analisi dei dati e poi abbiamo una degustazione teatralizzata dei prodotti tipici salentini. La danza della tarantola. La pizzica, certo. Ma l'insegnante della degustazione, proprio all'ultimo momento, ci ha spostato l'orario, che così viene a coincidere proprio col nostro mezzo seminario sul pane. Praticamente abbiamo due corsi contemporaneamente. È un inconveniente che può capitare al giorno d'oggi. Dovremmo scegliere se seguire uno o l'altro, ma questo ci secca. Anche perché per la degustazione abbiamo investito una cospicua somma e ci dispiacerebbe perderla. Abbiate pazienza, vogliamo seguirli entrambi. Solo dovremo un po' destreggiarci perché c'è un solo monitor. Ecco l'insegnante. Dove sono i tuoi occhi? Sì, ecco. Ora fingo di vederli e di fissarli. Spero che lo schermo del dispositivo elettronico con cui mi stai generando sia abbastanza ricco di pollici da permetterti di ricambiare adeguatamente il mio sguardo, di fissare i miei occhi di pixel. Dunque, è tutto pronto. Se adesso ci stiamo guardando negli occhi, vuol dire che hai eseguito esattamente le istruzioni che ti sono state date. Bene. Sei davanti al tuo dispositivo elettronico, mi guardi negli occhi e ascolti le parole che dico. Provo occhiosamente a immaginare lo spazio in cui ti trovi. Sarà la cucina, la sala da pranzo, tea room, o la loggia, lo studio, la biblioteca, il tinello, la camera da letto, il bagno. Ma so che non ha importanza, sei dove ti piace stare a guardare lo schermo. Bene, ti ho introdotto a sufficienza. Ora io mi vado a vestire. Dopo cominciamo. Bene, passiamo nell'altra aula. Let's move to the next room. Ci siete allora. Benvenuti, benvenuti. Welcome. Salve, salve signor Candido. Qui siamo pronti per cominciare. We are ready to start. Ah, sì. Allora saluto la compagine dei seminaristi. Mi scuseranno i signori se non sono lì di persona, ma so di poter contare su due ottimi assistenti, Madia e Luigi. Guardi, signor Candido. Come sono diventato bravo nel maneggiare il pane, come se fosse rovente, appena uscito dal forno. Vedo Luigi, hai un'ottima diteggiatura, ma attento a non farti sfuggire il pezzo, eh? A proposito, dunque il vostro corso era su... Era un seminario sul delle moglie. Ah sì, adesso Madi e Luigi, cari corsisti, vi parleranno del quello che potremmo definire grosso modo pane delle murge. È un pane che si accoppia perfettamente col companatico locale. E vorrei condurvi io lungo questa strada di conoscenza, ma purtroppo le richieste di corsi sono talmente numerose che non riesco ad esaurirle tutte in presenza. Per fortuna ho questi due validi collaboratori, Madia e Luigi. D'accordo, signor Candido. Qui continuiamo noi, ma lei non ci perda di vista. Se ci interrompe in qualsiasi momento, diciamo cretinate. Ah, no, assolutamente. Adesso passo in un'altra aula virtuale perché devo tenere un altro corso sulle accoppia ferrarese, mi pare. E comunque tengo aperta la connessione anche con voi. Bene, grazie. Thank you. Voi? You. È la prima volta, vero? This is your first time, right? Voglio dire, la prima volta che partecipate al mezzo seminario sul pane. A course about bread. Io non sono fisionomista, ma le vostre facce mi sembrano tutte nuove. But I see all new faces.
Mi presento. Let me introduce Luigi myself. Contatore. Luigi Raciuncic. Fino a poco tempo fa lavoravo in banca. Until ero un cassiere tormentato dallo spettro della ristrutturazione aziendale. Poi mi trovavo in vacanze in Alto Adige e ho partecipato al mezzo seminario sul pane di qua che si teneva a Merano. Era sul pane al papavero e mi ha folgorato. Io il primo mezzo seminario l'ho frequentato a Genzano, sul pane casereccio di là. Ammetto che è stata un'esperienza importante, di più, determinante direi. Sono Madia Connessa, molto lieta. Mi sono da poco laureata in scienze della comunicazione e faccio volontariato in uno spazio di co-working. Poco dopo Merano mi sono licenziato dalla banca e adesso mi preparo ad aprire un forno tutto mio. Un bel cambiamento, che dite? Ma voi non potete immaginare come sia stato semplice, quasi naturale. Così negli ultimi sei mesi ho frequentato tutti i mezzi seminari disponibili sulla friabile coppia del Ferrarese, la mollicosa pagnotta del Littaino e l'insipido pane dell'Alto Pascio. E io invece non so bene che cosa farò. Per adesso sto lavorando a un progetto da presentare al Ministero della Pubblica Istruzione. Prevede che sia introdotto e reso obbligatorio nella scuola primaria e secondaria di primo grado l'insegnamento di panificazione tradizionale casalinga come antidoto, anzi come vaccino contro il consumo dell'insalubre e depauperante pane industriale. Nel vedermi frequentare così assiduamente il nostro unico pedagogo, nonché responsabile, il signor Candido Impasto, mi ha chiesto di fargli da assistente volontario, vale a dire senza remunerazione, dal momento che anche lui, un fornaio in pensione, svolge questa attività per pura passione filantropica. E così, eccoci qua, Madia, pronti a cominciare? Pronti a cominciare. We can start. Forse è tutto a posto? Sì, non dovrebbe essere. Tutto a posto, so tutta memoria più o meno. Sarà il caso all'inizio di dare qualche indicazione geografica? Certo che è il caso, non vi pare? Si trova tra i 41 e i 39 gradi di latitudine e i 14 e 18 gradi di longitudine Greenwich. La terra è rossa, idrosilicati e ossidi di alluminio. La roccia, calcarenite pleistocenica, comunemente detta tufo, nelle qualità cozzoso, rognoso, scorzo, zuppigno. Piove poco, soprattutto a Guagnano. I venti che sentiamo più nostri sono la tramontana e lo scirocco. Vi hanno scoperto tracce di civiltà preistoriche, di quella messapica principalmente. Qualche cenno all'architettura ci vuole, lo so. C'è grande abbondanza di edifici barocchi sia nelle città che nei paesi, ma un solo obelisco in onore di Ferdinando I di Borbone. Non ti parlo della popolazione? Certo che ti parlo della popolazione. La popolazione, a differenza delle popolazioni limitrofe, ha la testa lunga più che larga, quindi con una maggiore capacità di volume cerebrale. Inoltre la statura è media, il colorito della pelle olivastro con accentuata pelosità. Le pecore da noi si allevano o si salutano e, come si dice nel mio dialetto, quando vedi una mura di pecore passare, salutile, che te portine sorti. L'agricoltura produce olio, vino, grano e lampacioni. A proposito, ho detto di che cosa sto parlando? No, lo dico adesso. Della provincia di Lecce, regione Puglia, nazione Italia. Forse mi capisci meglio se dico Salento. Ho intenzione forse di andare avanti ancora per problemi di connessione. Approfittiamone. Ma da dove cominciamo, Madia? Where do we start? Se lo consideriamo nella sua accezione più banale, il pane è una ricetta di cucina. E tutte le ricette di cucina cominciano con il titolo. Il titolo lo mettiamo dopo. Dopo il titolo c'è l'elenco degli ingredienti. Ingrediente viene dal latino. Ingredients, formato da in, verso e gradi, avanzare. Avanzare verso, entrare.
quindi gli ingredienti sono le sostanze che entrano progressivamente o insieme nella ricetta e che bisogna conoscere bene per sapere quando e come vanno fatti entrare. Per fare il nostro pane, il pane della Puglia, occorrono acqua, farina, sale e lievito. Ma in che ordine li mettiamo? In what order? Dal più grande al più piccolo. From largest to biggest, smallest. Acqua. Water. Qui, here, l'acqua, the water, si vede poco. Is scarce. E quando gli statisticamente pochi millimetri di acqua piovana cadono al suolo, ci mettono poco a scomparire. La terra, che qui si mostra in forma di roccia calcarea, li inghiotta. Le gocce scivolano in basso e si uniscono in rivoli ricchi di anidride carbonica che colando e stillando sciolgono ancora il carbonato di calcio già sciolto nelle ere precedenti. Se non avete mai visto una gravina, fatelo appena potete, ma se la conoscete, richiamate alla memoria la sua immagine. Qui, se volete vedere l'acqua, dovete scavare un pozzo e tirarla su dalla falda, oppure aprire il rubinetto di casa. L'acqua che ne verrà fuori arriverà da un pozzo pubblico o da un indotto artificiale. La prima sensazione è netta. Non è un'acqua oligominerale. I sali minerali, non del tutto solubili, si sentono quasi rotolare sulla lingua e sul palato. Grazie al portale Che acqua beviamo? Ho qui l'analisi chimico-fisica della nostra acqua. I sali terrosi di magnesio e calcio sono presenti, ma in quantità desiderabili. E lo stronzio? Il minerale stronzio? Stronzium minerale. È assente. Is absent. E manca pure l'insidioso solfato di calcio che fa il pane gessoso. E in gradi francesi la durezza dell'acqua di qui è 18, quindi è un'acqua moderatamente dura. L'acqua troppo dolce fa l'impasto colloso, quella troppo dura marmorizza il glutine. Cosa stavo per dire? È ovvio, la mia connessione fa schifo. Come posso mantenere un contatto magnetico con il vostro sguardo in queste condizioni? Ma io devo tradurre. E non saprei. I don't know. Non dovevi rispondere, era una domanda retorica. You don't need to respond. So benissimo che l'incantesimo del teatro si è rotto. Tu non mi guardi più, ti sei distratto, pensi ai fatti tuoi, addirittura sfrugugli sul cellulare. Questo non è vero. This is not true. Non è vero, non ho bisogno di queste pietose bugie. Yeah, I don't need these lies. Io che dovrei risvegliare i sensi con profumi e sapori. Io che dovrei insegnare a degustare il Salento. Cosa ci faccio in questo rettangolo bidimensionale, in questo mondo di pixel, in balia di una connessione scadente? Left to a mercy of this poor connection. Se vuole ci possiamo connettere dopo, così lei cambia operatore nel frattempo. Operatore del cavolo, qua non capisci. Ma questa è una questione di sostanza. Qui ci vuole un cambiamento netto, totale, radicale. A sharp radical cut. Che cosa avrebbe intenzione di fare? Ecco.
di uscire. To get out. Da dove? Che meraviglia! Finalmente, come mi sento? Sento la mia carne fremere. I can feel my body shaking. È meraviglioso qua. Me too. Vede, sono uscita da lì. Signora, c'è stato un contrattempo. Lei ha spostato l'orario. Sì, abbiamo... grazie, non ho bisogno di alcuna spiegazione. Io e Candido Impasto siamo culo e camicia. Io so che voi qua siete i suoi, come dire, assistenti, ne fate le veci. Your slaves. Ah, che meraviglia. E quindi che facciamo? What do we do? Mi chiede che facciamo. Visto che sono qua, che sono piombata tra voi, qua resto. D'altronde voi insegnate il pane e io il comprimatico. Per cui, come dire, integriamo i nostri laboratori e poi una mano lava l'altra e poi ce ne andiamo tutti a mangiare. We can scratch another back or we can make a Christmas dinner maybe. Oh no, an Orthodox Christmas dinner. No, ne, možemo mi njih da naučimo da kako se spjeva burek. Dove l'avete presa questa traduttrice? Se le vede così facile, può andare avanti lei. Certo che vado avanti io. Io ho una voglia matta di andare avanti. I'm so excited to continue. I pomodori. The tomatoes. Andare avanti. Ho fatto bene a chiedere i pomodori, perché i pomodori sono l'antipasto. They are good starters. Questi scazzicano lo stomaco. Dentro hanno immagazzinato un bel gruzzolo di energia luminosa. E se per un attimo ci facciamo pagare, possiamo credere che il Dio Sol li abbia partoriti da una parte carnosa del suo corpo. Una schiera di piccoli soli che implorano olio con ogni grinza e che sono capaci di trasmettere calore all'apparato digerente degli uomini quando lui, il Sole Padre, d'inverno si inclina a riposarsi dalle fatiche dell'estate. Cos'è? What is it? Quello che ho raccontato vi sembra una favola per bambini? Non avete intenzione di convertirvi al paganesimo e di staccarvi dal matematico sistema solare? Bene, allora esporrò i fatti nudi e crudi. Mani umane tagliano a metà per lungo i pomodori maturi, li svuotano dai semi e li sistemano su dei graticci con la parte tagliata rivolta verso l'alto al sole di agosto per una settimana. Le metà cosparse di sale grosso rendono all'aria l'acqua che hanno assorbito dalla terra. Dopo una settimana, le stesse mani umane fanno bollire le rosse metà in acqua e aceto. Dopo le scolano, le fanno asciugare per un giorno intero. Poi le dispongono in un sarcofago comune di vetro come una schiera di mummie e le coprono d'olio. Qualcuno ci infiltra anche foglie di menta, basilico, capperi, olive, aglio. Quando viene finalmente il tempo della riesumazione, i salentini scoperchiano il vaso e coricano le rosse metà su un pezzo di pane di grano duro. Nome scientifico. Scientific name. Triticus. Triticum, caro Luigi. Oh. Triticum turgidum durum. Triticum, dear Luigi. Abbia pazienza, signor Be Candido. Patient, ho studiato ragioneria. Remember that I studied accounting. Wadi Ennatuf, deserto della Giudea, 10.000 anni fa. Sembra che là e allora sia cominciato il rapporto fra l'Homo sapiens e la specie dei cereali. Un rapporto che ha aiutato entrambe le parti a moltiplicarsi, a incrociarsi e a diffondersi. Questo grano ha un antenato etiope. Poi da noi si è trovato benissimo. Forse le due terre si assomigliano. Qui il suolo dove crescono le piante si è formato partendo da questa.
gusci di molluschi marini, morti 200 milioni di anni fa e trasformati in roccia calcarea, roccia madre, che si scioglie o si sbriciola diventando terra rossa, su cui in primavera fioriscono le orchidee. D'estate, invece, nascono spighe che danno origine a grani come questi, che sembrano di vetro. Si macinano schiacciandoli tra dischi di pietra o tra cilindri di metallo variamente scanalati. Amido, starch, proteine, proteins, altri zuccheri, sugars, vitamine, vitamins, oli e grassi, se la farina è integrale. If the flour is whole grain. La percentuale in proteine della nostra farina può arrivare fino al 14%. C'è praticamente tutto quello che ci serve per vivere bene. Prsti da poližeš. Schiacciata dai molari, la dolcezza del pane si inzuppa d'olio e dell'asprezza carnosa del pomodoro. State masticando la nostra estate, il sole e la calura che ci spingono al mare, le notti brevi e brillanti che non si dormono, le donne colme di desiderio e gli uomini sudati e vacillanti, il grano che traduce la luce in dolce e i pomodori che avvampano, il sale è un'onda che corre sulla lingua. Adesso dovete pensare al mare, un bel mare pugliese, caldo e accogliente. Siete appena usciti dall'acqua e vi sdraiate per asciugarvi al sole. Una brezza dolce vi accarezza il corpo. A poco, sulla pelle, appaiono delle striature chiare, dei sottilissimi veli di sale. Sale marino integrale. Questo sale arriva dalle saline di Margherita di Savoia, area protetta dal 1977. Con questo sale, i Magno Greci salavano il loro pane. Le saline si affacciano sul mar Adriatico. Nelle sue acque sono sciolti i minerali che il Po, l'Adige e gli altri fiumi sfocianti ad est hanno strappato alle Alpi e agli Appennini. Ma questo non è solo cloruro di sodio, ma è anche potassio, magnesio, iodio e molto altro ancora. Ma adesso fatelo rotolare sopra la vostra lingua. Keep it rolling on your tongue. Al nostro pane, questo sale rinforza il glutine e lo protegge dai batteri sgraditi. Alla mollica dà porosità ed elasticità, che se la schiacci tra le dita e rilasci, torna subito indietro come una spugna. Nel nostro pane, il sale
si aggiunge poco prima della lievitazione. Un tempo, quando si impastava durante la calura estiva, si scioglievano in un poco d'acqua due zollette di solfuro di ferro, utriulu, che servivano a calmierarne la lievitazione, per non farla andare in eccesso. Ma scusa, utriolo? Utriulu. Utriulu. Aspetta, come si scrive? Utriulu. Il 29 di giugno. Non so come. Il 29 di giugno c'è il pellegrinaggio a Santo Paolo, a Galatina. Da tutto il Salento accorrono pellegrini, maschi, femmine, attratti dalla luce metafisica del miracolo. Attracted by miraculous lights. Nelle notti precedenti a Gallipoli, banchi di pesci, maschi, femmine, accorrono attorno a barche che portano nomi di santi, Santa Lucia, Santa Cecilia, Santa Marina, attratti dalla luce intensa dell'acetilene e delle lampare. Le bocche dei pellegrini usano bere con facilità appena usciti dalla chiesa, mentre gli occhi dei pesci si colmano della luce artificiale. Dopo i riti, i pellegrini usano intrattenersi nelle piazze del loro paese formando cerchi per conversare, mentre dopo la pesca, zerri, latterini, boghe piccole, i pesci caduti nelle reti vengono mondati dalle impurità, fritti in abbondante olio d'oliva e messi a strati in tondi masselli di castagno. A ogni strato di pesce ne succede uno di pane grattugiato, finché, riempito il mastello, tutto viene inondato di aceto, giallo limone acceso, per gli stimmi di zafferano che vi hanno fatto macerare. A questo punto, in this moment, potrei citare la banda. I can call the traditional musicians. Nella luce calante, la banda suona faticosamente degli inni, mentre i pellegrini, stanchi e pieni di languore per i mancati miracoli, vanno in cerca dei pesci caduti nella scapece per fraternizzare. Making a brotherhood. Masticando l'aspra morbidezza di questi corpi marinati, gli uomini si sentono come pesci nel mare delle credenze e si contentano di poter tornare a casa sani, come erano partiti, con in bocca il sapore della giornata. Una dolcezza vaga e inconcludente, sopraffatta da un'energica e tonificante acidità. Pasta madre, madre o madre acida. Sourdough. Se vuoi fare il pane azimo, if you want to make unleavened bread, di lei non hai bisogno. You don't need her. Ma per il nostro pane è But indispensabile. For our local bread, she is necessary. Come si capisce dall'aggettivo, as you can understand, è un lievito from the name, femmina. She is a female yeast. Niente a che fare con l'irruente ed etilogeno lievito di birra. Impetus brewer's yeast. Di lui from him, ne basta un cubetto. Di lei ne occorre un terzo della quantità di farina che si vuole impastare. Of the amount of flour you want to knead. Lei è lenta, she's slow, notturna, nocturnal, analitica, analytic, dotata di una forza tranquilla ma incontenibile, e acida ma pronta a donarsi. She's acidic, but ready to give herself.
nasce come una dea She's born like a goddess. Tra l'incontro tra l'acqua e la terrigena farina integrale. Union of water and earthy in lei vivono e acidificano numerosi batteri benefici, tra cui il Lactobacillus acidophilus. Bravo, bravo Luigi, questa volta l'hai detto giusto. Grazie, signor Candido, grazie. Il Lactobacillus acidophilus e i suoi familiari abitano anche i nostri corpi, dentro e fuori. Come noi, lei ogni tanto si ammala, ma quasi sempre guarisce da sé. Deve essere nutrita, rinfrescata, custodita ma non costretta, e vive a lungo, come i patriarchi della Bibbia, sempre trasformandosi per rimanere se stessa. E dona al nostro pane tre cose. Una grande digeribilità, perché lei scompone le molecole con lentezza e metodo. Una grande durata, perché la sua acidità non piace alle muffe. È un profumo che ti fa dire, questo è pane. E qui noi ci fermiamo, perché questo è un mezzo seminario. Non è vero, signor Candido? Mi sente? Sì, sì, Madia, hai detto bene. Hai detto bene, il seminario termina qui, dopo la presentazione degli ingredienti, perché quella del pane non è una ricetta come le altre. E le caratteristiche della farina e dell'acqua, i tempi di lievitazione e di cottura, la temperatura del forno, sono così variabili e la loro combinazione è così difficile da raccontare che dare delle indicazioni precise può essere fuorviante. Bisogna provare. Bisogna provare, osservare, ascoltare. E con la ricetta che vi hanno dato, Madia e Luigi, potreste fare un pane indimenticabile. You can make unforgettable bread. Un pane immangiabile. Or uneatable bread. Quindi, quello che posso dirvi è, se siete di Rovigo, difficilmente riuscirete a fare il pane delle Murge. Ognuno dovrebbe cercare di fare il pane di casa sua. Col suo clima e scegliendo le materie prime migliori che il suo territorio gli offre. Un pane del genere diventa una calamita che attrae il companatico del luogo. Quindi sughi, salse, salumi, formaggi, verdure, cipolla turchina, cipolla canina, cipollaccia del serpe, cipollaccio col fiocco, cipolla delle vigne, questi sono altri nomi. Per noi salentini in Puglia, lampascione si chiama, lampascione, e amaro. Tutta l'amarezza del Salento sta qua dentro. Dovreste vederlo appena tolto dalla terra. C'è una tunica scura e sotto tre o quattro radici che sembrano le zampe di un ragno. Quando vai per i campi, vedi solo due foglie verdi, aperte e lunghe, come i baffi di un saraceno. E sotto c'è lui che cresce, uno strato d'amarezza sull'altro. È inutile che gli cerchi il dolce. Un cuore dolce, molle, non ce l'ha. È fatto come una cipolla. Togli uno strato dopo l'altro e alla fine non c'è più niente. Solo durezza e amarezza. Ma i salentini a questo ci hanno fatto la bocca. A loro piace. E non potendo sfuggirgli, l'hanno elevato a sapore raffinato, tanto che se lo coltivano. Quando è abbastanza maturo, lo vanno a stanare come se fosse una tarantola. Lo denudano degli strati più esterni e duri e gli cavano il pungiglione, che è il torsolo che c'è sotto. Poi lo fanno bollire varie volte in acqua e aceto. E quando si è intenerito al punto da farsi trafiggere con una forchetta, lo fanno asciugare, lo schiacciano appena sotto un torchio per 24 ore per svenargli un poco d'amaro, ma solo un poco. Dopo questo dolce supplizio, lo calano nell'eterno vasetto di vetro con il sacro olio extravergine d'oliva e aromi a piacere. E infine lo purificano con un virginale bagnomaria. Poi lo riponiamo nella dispensa, all'antipasto,
Infilziamo il lampacione con lo stuzzicadenti, lo portiamo alla bocca, attraversiamo lentamente i suoi strati con gli incisivi e facciamo rotolare il boccone verso la gola. I molari ne schiacciano l'amarezza. Your teeth will bite the bitterness. È buono. Ora? Now? Avete la bocca amara. You have mouth full of bitterness. È lo stato psicofisico ideale per gustare il prossimo prodotto tipico. Perfect taste. La tarantata. Tasting for the next local delicacy. Vediamo se è pronta da scazzicare. Let's see if she's ready. Sì, è pronta. She's ready. Questa tarantata è stata preparata mescolando diverse ricette raccolte da un celebre antropologo napoletano. Rosaria è stata punta la prima volta dalla tarantola a 19 anni. E questo lo si è capito perché si è messa improvvisamente ad abbaiare come un cane. Questo è successo in autunno, fuori stagione, perché la tarantola pizzica quasi sempre d'estate. Lei si sentiva spossata, stava inerte, accucciata vicino al focolare di casa. Una vicina l'ha esplorata col tamburello per vedere se reagiva. Rosaria ha subito reagito. Si è messa in piedi e ha iniziato a ballare. Suo padre ha subito mandato a chiamare un'orchestrina che si è fermata nel cortile e ha iniziato a suonare una pizzica tradizionale. Dopo il ballo, after the dance, invece di cadere sfinita come fanno di solito le tarantate, lei è rimasta in piedi, raggiante, come se avesse fatto crepare per sempre la sua tarantola. E se ne è uscita con questa frase. And she was saying this phrase. Ci qua non muero, yeu, vau un paraíso. Se non c'è miele buono, non ci traso. Se quando io muoio vado in paradiso, se non c'è vino buono, io non ci entro. Cada umrem i odem murai, ako ne bude bilo dobrog vina, ja ne želim da murai. Poi ha chiesto una bottiglia di Negramaro e ne ha offerta agli orchestrali e ai presenti. Però prima Rosaria ci deve dire quello che vuole fare adesso che è guarita. Su, Rosaria, cosa vorresti fare? Tell us, what do you want to do? Mordere sto dito.
Bite this finger. Il dito degli apostoli. The apostle finger. Spumoso zabaglione. Foamy eggnog. Formato a biscotto. In form of the biscuit. E cotto nel forno. Baked in oven. Piano piano. Slowly, slowly. Liscio. Smooth. Secco. Dry. Bianco come il tufo. White as a limestone. Grosso come il dito di una statua. Thick as a statue's finger. E leggero come una visione. Light as a vision. San Paolo. Saint Paul. Che all'improvviso. All of the sudden. T'appare e t'accarezza. He will come. Con un dito. And he will caress you with his finger. Così. Like this. Piano. Slowly. Piano. Slowly. E dice. And he will say. Be calm, Rosaria. Stai serena, Rosaria. The tarantula is dead now. La tarantola si è crepata. The world is much more clear now. Il mondo si è schiarito. Now you're cured. Adesso sei guarita. Find a zito. Trova uno zito. A fiancé from your hometown. Un fidanzato, uno del paese. Soon you will get married. Presto vi sposerete. And you will have a baby. Avrete un bambino. Your mother will teach you a lullaby. Tua madre ti insegnerà. That you will sing to your baby. Una ninna nanna che canterai al tuo bambino. And your aunt, your favorite aunt. E tua zia, la tua zia più cara. She will bring you a basket full of ti porterà africani. Un paniere pieno di africani. Solo zucchero. Just sugar. E tuorlo d'uovo. And yolk. Zucchero. Sugar. E tuorli d'uovo montati. And yolk. E poi cotti nel forno. And baked lentamente. Slowly. Sono buonissimi e danno very forza. Good. They will give you strength. Assaggiane uno. Try one. Lascio che questo dolciume I will leave mi pervada ogni angolo della bocca. Pervades every angle of my mouth. Ancora. Again. Ancora. Again. Ancora. And again. È il momento di brindare. Salute.